Ebbene, non ho ancora il pre-live nuovo, ragazzi. E iniziamo qualche minuto prima perché mi va, sostanzialmente. Ah, per sbaglio ho chiuso Spotify. Quindi facciamo che subito andiamo da Marco Cercello e iniziamo questa live perché sarà molto lunga. Nego il consenso. Zap, tu non mi puoi sentire, ma quando rivedrai il VOD saprai che invece. Ciao Marco. Paura, aiuto! Stiamo iniziando così lo scriviamo anche a Zappo così è contento. Un attimo che chiudo questo. Un attimo che chiudo questo. Madonna, lì Chiudo ci sei di cosa mi è venuta voglia? Di questo. oliva scolonata al tartufo. Che buone. Madonna, Uma, quante erano ciumone. buone. Mamma mia. Amici. Dai, sono sentito Amici, siamo disconnesso, che gioia. Mi dite i volumi per cortesia. Che. tornati praticamente tutti. Manca solamente Dado che è in viaggio per Castiglione Fiorentino e torna alle 11. Ciao Zap. Ma non ci può sentire, quindi ho scritto ciao stronzato zap. Ah, ok. Bene. Non ho letto. Ciao Big Fo. Quintaraccina. Ciao Big Fottone. Come al solito mi si è sminchiata la risoluzione, ma perché? Oggi siamo partiti un po' in anticipo perché sì. Perché sì, mi andava in realtà, avevo voglia. Mi dite come sono i volumi per cortesia? Informazioni dice dovreste ascoltare meno Ligabue. Cosa? Grazie. Oh, vabbè. Benissimo. Ho sbagliato? Ho appena lanciato una bomba. Nice. L'importante è che usi E. l'umanità che ti ho donato con tanto Un attimo. amore. Ciao, ciao Nick. Mamma mia, che belli voi, che belli voi. Una cosa, mi dite per favore i volumi come si sente? Perché l'altra volta appunto scattava il microfono. Adesso dovrebbe essere tipo al 100%. Ti sento benissimo. Quindi, speriamo. Un attimo che ricontrollo che lo sia di nuovo, perché altrimenti. Allora, prima di iniziare andare a fare l'Iron Golem. No, esatto. Però faremo un'altra cosa. Marco mi Farà aiuta a un'altra cosa, sì. fare un'altra cosa che. Ecco, vedi che mi si è abbassato perché. Che è andare da un serpentone. Marco, io sto Ciao Artyom. andando. Ciao Artyom. Allora, il tuo obiettivo per adesso è tornare giù al Uscire falò da del Sand Fort. Papa. Ok. Esatto. Uscire da Sand Fortress, quindi io faccio la mia bellissima passeggiatina. Ci sono buone clip, le guarderò, ottimo. Sì, qui lasciate stare dove vuole, dove ero morto comunque. Cazzo, io devo mettermi a fare una cosa importantissima ora che ci Perché? penso. Perché non mi ricordo in realtà, perché forse per prendere più anime, per livellare. Perché mi avevano Cosa? fatto fare queste cose Simone e Tatanka? Ma di andare giù a parlare con il serpentone, Ah. dici? Perché in primis è l'ora e prima o poi dovrei farlo, perché è importantissimo. Secondo poi gli puoi dare alcune anime che non ti servono. Come Guarda l'anima che della sì. farfalla che ti dà 8.000 anime, tipo. No, ragazzi, Che quanto paura. Che unlucky però, ragazzi. è successo? Sono successe cose. Alice, io ti difenderò da ogni sopruso. Sì, ma perché? Cioè, ma. Allora. Al di là che ho dei problemi con l'anghero dei nemici, cioè, a quanto pare, ogni volta che faccio. Premo la levetta, ok? Non mi ancora mai i nemici, anche se sono tipo a. Non so, 2 micrometri da me. O micrometri, insomma. Micrometri, micrometri, micrometri. Vabbè, c'è anche chi dice micrometri. E c'è anche chi sbaglia, a quanto pare. Oppure nanometri. Ciao Gambo. Ciao Gambo, topa. Si palesa sempre così lui. C'ho ansia, per cosa? For what? Vediamo se riesco a fare sta cosa. Che succe, Gambo? Cosa è successo? Cosa succede? Ovviamente che è scritto KE. Ciao, signora Alice. Guarda.
Ho appena fatto una puttanata, mi sto vergognando tantissimo perché pensavo che mi stesse vedendo. E invece no, mi sono salvato, quindi non ho fatto una puttanata. Nice joke. XT. Sei scesa? Un attimo. Va bene. Ho avuto qualche problema logistico. Ok. Per cosa hai ansia, Gambo? Dici. Allora, mi riposo. Ai, signor Gambo! Mi riposo così anche le fiaschette in più. Ok. E devo scendere da Andrea, giusto? No. Cioè, nel senso, basta che arrivi al... al falò della al chiesa. Falò. Poi, da lì, sopra. Fai per andare... Sì, come quando andavamo a fare i gargoyle. Gargoyle. Di andare dentro la chiesa. Sì, mi ricordo. Però invece di andare a destra e salire, continui dritta. Sì. Perché ci sono gli ascensori. Guardate un attimo quant'è divertente questo. Oh! Cosa hai fatto? Oh. One shottare i nemici. Ah! Sì, abbiamo... Ciao Ale, abbiamo un po' livellato. Ciao Ale. Va bene, e io sono tipo a zero di armatura, però ok. Perché voglio questo, il fast roll. XT. Comunque, devo scendere giusto con l'ascensore. Sì, scendi con l'ascensore, se non mi dovresti provare il midroll. Che è troppo pesante. Too much pesante. Too fucking pesante. Ma voglio essere veloce, voglio essere un fringuello. Holy shit. Quindi vuoi essere veloce e sapere anche cantare? Quanti cazzi? Ma il fringuello non canta, è l'usignolo che canta. Santuario del Gambo. Ok, io adesso devo andare dal serpentone. Sì, il serpente lo noti perché è esattamente dietro al Crestfallen, che è il tipo seduto. Sì, sì, sì. Dagli, buona, te da sveglio. Mamma mia, dice cosa ti rifiuti. Hai suonato tu la campana del risveglio? No. Io sono il serpente lunare, Frampi il cercatore d'aria, amico stretto del grande Lord Quinn. Che poi ho scoperto che dovremmo combatterlo, no? Prescede non morto che sono troppo perché ti sei fatta questo spoiler, scusami? Desidero recitarsi sul non ho capito. Perché io sono quel tipo di persona che quando prende un libro nuovo deve leggere le ultime tre righe. Bravissima, bella puttanata. Io l'ho fatto una volta e mi sono spoilerato una cosa enorme, non mi ricordo in che libro, al finale di quel libro, da allora non l'ho più fatto. Ah, io devo diventare nuovo re? Eh sì, succede, dipende. Il grande Rewind. No, ma dipende. Ma l'ha detto lui. Uscirete che finale fare. Perché la cosa è che dipende, ci sono due serpenti, dipende con quale serpente parli. Però conviene fare così, actually. Pedi oggetto. Ma che puttanata è, ragazzi? Ma perché lo fate? Anche io, anch'io, Ale. Cos'è che devo vendergli, scusami? Vendigli l'anima della serpente, della, scusami, della farfalla. Che è dove? Tra gli oggetti... Consumabili? Consumabili, sì. Non ce l'ho, perché? L'abbiamo fatta con te la farfalla, scusami. Eh sì, Marco. Ti ricordi? L'ho fatta fuori, sì, sì. No, sì. Magari non è. E allora non lo so. Strano. XD? Ma sì, ma perché se noi adesso riandiamo dalla farfalla, quella da me non c'è più. Esattamente. Quindi no. Boh, non lo so perché non ce l'hai. È gialla e molto lunga. Globo dell'occhio nero, musco rosso sangue, musco purpureo, musco rosso fiorito, bomba incendiaria, titanite, titanite scintillante, titanite del demone, scaglia di drago, spade, frecce. L'avrai usata per salire di livello. Ma è esattamente quel che dovevo fare infatti qui. No, ma qua devi dare, cioè tu l'hai usata per ottenere anime e basta? Ma non mi sembra. No, ma infatti neanche se non me l'hai fatto. Anima della farfalla della luna. Trovata? Sì, ma non me la fa vendere.
Vedi che ce l'ho. Ho anche ancora l'anima di Kelag. Aspetta, adesso vado a vedere. Però non me la fa mica Sì, ma l'anima vendere. di Kelag tienila. Lieto di vederti in salute. Ok. Vendi l'oggetto. Non c'è. Aspetta, adesso arrivo. Ah, sì, non sono andata abbastanza giù. Dai, dai, scusami. Allora gliela vendo. Gliela vendo. Ok. Mamma mia, che rumore ha fatto. Spero che... Ah, poi dovrei fare Avel, Spero che eh? voi l'abbiate Avel. sentito, giusto? Devo fare Evil. Non so se farlo in live in realtà. Ma intanto facciamo il golem. Ok, Tanto ci andiamo a fare il golem. ho alzato un pochino il gioco perché secondo me non avete sentito Io sto ricominciando a salire, Alice. il So dove verso. siete. Ma perché io sento questi Verso Sand rumori? Fortress. Ciao, Eugenio! Ciao, Eugenio! Mi Sbagliando riposo il strada. polso all'occhio. Ah no. Oh. Sto sbagliando strada comunque. Grazie, ma non è farming, stiamo andando avanti con la storia in realtà, però ok, sì. Sì, no, io già direi che devo farmare perché io ho detto che devo farmare oggi per quanto Ma scusa, qui mi ce n'è uno tipo accovacciato. Parliamoci. Sei anche tu non morto? È una lei. live. Ah già, tu non hai parlato con loro. È vero, parlaci, parlaci. Non let this curse overcome us. Did I not Eugenio si è explain una the gran bella urgency barba. of our time? Who are you so uncouth by the looks of you? C'è i baffi precisissimi. Ma quindi Did I questa not qui? explain who are you by the looks of you? Cosa ha detto? Non ho capito perché stai parlando sopra e mi sono distratta. Ah, scusami. Did I not Non ti ho già explain spiegato the l'urgenza urgency dei of nostri our time? Who incarichi are you oppure sei così so rozzo da mancare di uncouth? giudizio e giocare il tuo aspetto di retina? Non ho capito cosa ho detto prima, però. Adesso non mi ricordo di preciso cosa che dice, quindi magari se vuoi vatti a vedere. Io mi ricordo la parte finale della quest, quindi te la spoilerei. Ma in caso a vederti un video. Sì, ma io No, non ho accettato nessuna quest. ma non è che le accetti le quest, non è come negli GDR. Cioè ogni suo personaggio ha una sua questline. È pronta se Puku dalle colpo di grazia. Volentieri, guarda. Ma povera. Ma io non mi sono. Ah sì, non mi sono seduta. Ok. Vabbè, andiamo a fare l'Iron Golem e fine. Sì, sto Ha già detto che bisogna salendo. combattere l'avanzamento dell'essere vuoto senza coscienza. Ah, dell'essere vuoto senza coscienza. Cioè, c'è un essere vuoto che sta avanzando. Madonna, sono 1 HP. Sto sentendo. Io sto arrivando a metterti il simbolo. Un attimo, da dove? Dov'è? Ah! Dov'è? Scusami, Marco. È su Sand Fortress. Un attimo, ci devo arrivare. Metti 2 secondi, No, non tanto. ci metto 2 secondi. Ma sì. Mamma mia, Marco, quanto ti odio quando fai così. Malice. Dove cazzo sono io? Ok. Ha detto che bisogna combattere Appena senza letto. coscienza. Scusami, non ho visto. Non un essere lice, ma il continuo avanzare. Ah, il continuo avanzare. Sì, perché c'è questa storia della la cosa del senno, no? Che i non morti perdono il senno. Secondo me riesco a lasciarmela. Proviamo. Secondo Ma me tanto ti ricordi la strada che ha fatto l'andata, no? no. Sì, mi ricordo, ma. Vai giù! Ok. Aia! Tutta stronza.
Alfa l'ho giusto, Marco? Sì. Questa è un personaggio che perde il seno per poi ritrovarlo. Questo gioco l'avrei chiamato col seno. Allora, scusate, devo ritornare umana. Intanto ti ho piazzato il simboleggiamento. Madonna ragazzi, che caldo. Quando sta tirando un alito d'aria. Vabbè che sto con la porta chiusa, perché mamma sta guardando X Factor. Wow. X Factor. Visto, sì. Siamo pochissimi questa sera comunque, di solito eravamo, siamo molti. Solito siamo molti di più, però considera che è venerdì. E quindi? Che è causa magari della novità sociale? Perché ho solo due fiasche? Perché sei stato convocato? Ma io ne ho 9. Ne avevo 9 con me. Ah. Ah no, forse solo ho capito il motivo forse. Dove sei? Non ti vedo. Sono su. Ok. Allora. Aspettami. Let's go. Ciao. To the mall. Il gioco mi prende a schiaffi. No, dai. Con delle palle di fuoco. Andiamo a fare quel tizietto lì. Va bene. L'uomo col cappello, col caldo che fa. Ok. Ah, è invaso. Hai visto come si chiama? Sen. Mi faccio niente di danno, Marco. Neanche io. Alice, sono morto. Ero permastannato. Però lui è morto. Mo ti raggiungo là sopra. No, sta salendo. Non so dove sia andato per curarsi. No, ma non si sta curando, è finto lui. Come è finto? Cazzo, spavento. Ma si è refullato come? Ah, boh. Ah, wow, la Martina di Umbrella Academy. Ma wow. In che senso è finto, scusami? Cioè, credo sia un NPC, a memoria. Non mi sembra proprio, mi ha anche salutato. Ah. Marco, perché mi baiti? Ero sicurissimo, comunque sto arrivando. E io sono morta? Ah, nice. Ma ci evochiamo là sopra? No, sto tornando al falò. È un giocatore quello, ok. Infatti. Non mi ricordavo ci fosse un'invasione là. Mica l'avevamo quasi fatto fuori. Ma no, io non gli facevo danno per niente, tipo. Io l'avevo lasciato con nulla di vita. Vai, simbolata. E che giocatore! È arrivato. Madonna, che caldo c'ho, collega, comunque, come va? C'era anche prima il collega, è il nostro ultimo giorno con lui. Ah sì? Come mai? Sì, perché gli scade l'abbonamento. Oh, ripiti. Oddio, io apro un minimo la porta, faccio provare a uscire un po' d'aria. C'è quella scema di Eris davanti alla porta, non mi sta facendo aprire. Marco, intanto vado a recuperare le mie anime, raggiungimi. Ok. Pochi ma buoni, vero? Sì. Pochi ma poni. Io sono un po' rincoglionita dal caldo, devo dire la verità, quindi non sarò sì, molto. Ci sta. Poi oggi sono stato a Roma con appena 38 gradi, quindi ti guardi. Pokémon Fratman. Oddio, sto uscendo.
perché vero. Pochi Manfrato. Alice, voglio farti dire una cosa di divertente. Marco! Alice, il tuo amichetto mi ha tirato una palla di fuoco in testa. Il mio amichetto. Sì. Dai, ti metto il simbolo d'azione. È stato molto bello comunque, come davvero. Davvero bello. Cioè, si faccia vedere una cosa. Morto. Ah, devo aspettare, devo cavolo. È una cosa divertente da vedere. devo prima far fuori l'altro che sputa palle, no? Sì, ma insomma, aspettami. Io sono praticamente arrivato. Crimps, stavo buttandomi di sotto. È un po' cringe questa cosa. Cosa? Sto provando i segni. Ah. Ti ho messo il simbolo davanti alla la nebbia. Siamo i Batussi altissimi giganti. Vai, a pugni. Alice, cosa? Ciao Marco, ho sbagliato. Ciao Alice. Okay. Che sto facendo? Sono stato convoco. Ma erano i Batussi, no, i Batussi. I Batussi, perché poi si dice un'altra roba in teoria. Pacific Marco. Golem. Ehi, sono io. Yeah, let's go. Cosa che mi aspettavi con tanto ardore. Andiamo. Voilà. Come ha fatto a prendermi? Sapevo che io ci sarei rimasta fregata qua. Ma ce l'ha con me ancora? Sì. Aspetta. Ma io sono uscita giusto appunto per farle una carezza. Ma non potevo uscire, già ce l'aveva con me. L'hai assittato, dai. Ciao, Bone. No, no, aspetta, vieni qua. È giusto di qua. Ciao, Bone. Come va? Tarkas Ferro Nero. Ferro Emward. Guardiamo. Aspetta, guardiamo che la vengo a farti compagnia, allora. Mamma mia, che bello. Solido. Ciao. Bene. Andiamo. Alice, lo sto body bloccando. È divertente. Ah, esattamente come quando fai con me. Bello. Perché so che ti diverti. Sono 30 gradi in casa. Si guarda anche qui. Force Rai, dai, Force Rai. Sì. Ma vedi che non mi prende. Oh. Aia. Mi ha preso. Che ha pareva. Preso entrambi, amici. Vabbè. XT. Non ho preso danno. Non neanche io. No! Holy shit. Che paura, Alice. Cosa stavo per fare? Ah, è inciampato. Ah. Povero piccolo. Beh. In teoria facendolo inciampare così potremmo anche farlo cadere di sotto. Sì, me lo ricordo. Che dolore, Marco! Sono vivo. Che dolore infinito! Per favore, lasciami bere. Sì che... Ok. Va bene. Basta. Siete fatti da cucina. Sì, tipo, cioè, zero danno. Roran forte martello, cosa? Oh, c'è la cazzina.
ma non andare. Che faccio? Me lo faccio da solo io. Ci vediamo su a. Ah, cosa? Cazzo, scusami. Vabbè, puoi comunque tornare indietro. Posso farlo comunque? Cioè, possiamo farlo comunque insieme? Sì, sì, devi tornare indietro. Ok, allora godiamoci la cazzo infine da Norlondo e poi torniamo indietro. Grazie, sì, grazie. Sì. Perché il suo fenomeno ferro nero meriterebbe il VIP dopo l'aiuto che ha dato, effettivamente sì. Infatti. Poi non conosce Roran, porta il martello, dai. Non so chi sia, guarda, scusate. Guarda che bella Norlondo. Ano Lordo. Wow, io mi sono appena suicidato. Fratello di Aragorn. Ma secondo te io ho visto quella cagata? O ho letto quella cagata? E quindi adesso, aspetta, devo andare giù, giusto qua, il falò è giù. Non posso tornare indietro, oppure posso già tornare indietro? Ah sì, parlando con i tizi. Volendo poi, sì. No, con, sì, c'è un po' parlare con i tizi. Fatto. Io mo devo capire dove sono morto, aspetta, che mi sono buttato di sotto e non so. Che esseri schifosi. Un po' veri. Servizio taxi. Il Duomo. Sì, esatto. Chissà dove cazzo sono morto io. Ok, dopo basta che tocco qui. Va bene, adesso lo rifacciamo con Marco Cercello, ragazzi. Niente, boy, ci ho perso 26.000 anime e 2 umanità, non so dove siano. Ma dove sei? Sono scivolato giù di sotto in un posto... perduto. Sì. Se io andassi qui... Vabbè, io mi riposo al falò, no? Così almeno... posso livellare, ragazzi? Sì. XD. Allora, avanzamento di livello. Mi conviene tenerlo per avanzamento di livello oppure tenere le anime anche per potenziare l'arma? Boh. Sai che non saprei cosa dirti? Guarda, pensiamoci alla prossima volta. Con i livelli. Sì. Allora, dov'è che mi evochi? Guarda, metti qua dove stai al falò, quello di Anorlondo. Sì, San Fortress, scusami, la parte di sopra. Sopra? Dove? Dove ti ho evocato io? Dove ci evocavamo prima per fermare? Al falò? Non sopra. Al falò, sì, al falò quello di sopra. Il secondo falò di San Fortress, quello in alto, quello classico. L'unico falò di Sun Fortress. Ah, già vedo, perché l'altro è quello di Andressi, l'unico falò di Sun Fortress. Ciao Gemmo, ciao Gemmo. Ciao Gemmo. Sembra ottima l'idea di Marco. Ok. Quello lì, sì. Ciao Nildrick. Ciao Nildrick. Simone, ascoltami. Ho tutte queste anime. Mi conviene avanzare di livello o tenerle per potenziare l'arma e l'equipaggiamento? Livella. Io sono cinese, cioè, ok. Tu sei già pronto oppure posso livellare, Marco? Vai, livella con calma. Allora, aiutami. Simone, che cosa dovrei livellare? Quelle sono cose che si fanno dopo quando si ha il materiale. Ma in realtà le titaniti io ce le ho già. Ma forse mi serve il secondo tizzone, però per portare l'arma più libero, non so, non mi ricordo. Aiutami. Posso fare... 4 livelli. 1, 2, 3, 4. 4 livelli. Dove li distribuisco secondo te? Sicuramente uno in vitalità, uno in forza, uno in destrezza. Così. Un po' di destrezza se vuoi continuare con le spalle veloci. Boh, ho messo uno dappertutto, la stamina mi serve e fin. Ci sta così?
Ma non Ildrick, ma l'ho detto fin da subito, sono quattro. Poi mi sono sincerata che fossero veramente quattro e che non li contasse tipo uno in più. Perché non contasse tipo in intervalli e non... No, forza 21 è già perfetta, quindi tolgo forza 21. E piuttosto livello cosa? La destrezza. Più stamina. 22, 24, 22. Cosa dici? Così potrei avere armatura buona tra un po'. Ok, va bene. A posto. Vado Marco anch'io. Cercello. Sì, eccomi. Per cosa non ho abbastanza anime? Le ho usate adesso per livellare. Ce ne avevo 53.000, sono avanzati 4 livelli. Erano in rosso perché aveva finito di livellare. Ho finito di livellare, li stavo distribuendo i cosi. Marco, che body block anche Invece nel... mi hai fluttuato in testa. Sì. Ah, senti Chiaritta che sta passando adesso che ho aperto la porta. Perché, diciamo, cioè, tu quando continui ad andare avanti, avanti, avanti di livello, dopo un po' ti mettono in rosso perché significa che non ti bastano più. Però i livelli, Esatto. quelli blu, significa sono i livelli che tu hai già castato. Cos? Niente, ho saltato. Ah, ok, sei molto bravo. Ho anche per cadere. Yeee. Allora, qui il gigante l'abbiamo già ammazzato da Marco. Prima. Marco? Dove sei? Non mi senti? Dove? Dove sei? Ah, Che non ti stai vedevo. Ciao. facendo? Anche. Cercavo. Oh, guarda le mie anime dove sono, godo! Non le vedo. Sì! Erano qua. Non te lo devo vedere. Non hai evoco il tizio? Sì, che lo avevo, sono solamente stupido, non me lo stavo ricordando. Dai, che appena esce e arriva lo saluto. Va bene. La salutiamo insieme. Facciamo un po' di spazio. Ah, ma non lo saluti qua? Vabbè, No, là. Ma che brutta fa. Scusami, lì ci sono andato. Io, come giusto che sia, lo indico. Aia Marco, la mia nuca. Scusami, dice, volevo Il mio bucarti la cervello. testa. Giusto salutare l'educazione mi risulta, infatti. Niente che non può nalo adesso non posso curare. Esatto. Esatto. Ha preso qualcuno? No. No. Io devo stare attento con le rollate perché... Fa finire di sotto. Sì. Ora che sto già per perdere l'equilibrio XD. Ginocchia, ginocchia! Oh, che patatino. È morto, è mortissimo. Sto puntando un È punto sensibile. finito. Alice, non si fa. È colpa mia. Second first try, esatto. Esatto. Vabbè, ma è veramente un meme questo boss È fight. sempre un buon momento per fare una seconda volta. Oltre 20.000 anime. Adesso posso Ok. livellare ancora. Sì, io sto su da. Sto andando da Norlondo io. Vado al falò. Vado anch'io. Aumento di livello? Ma prima vado da Norlondo. Sì. Let's go. Immagina dover rifarsi tutta la strada per Marco Cercello che deve fare il golem. Alice ti ho detto, se vuoi la faccio anche da sola. Ormai. Scusami, dicevo che secondo te non lo facciamo. Manca l'umanità. Ok. Ho sbagliato. No, ho fatto giusto. No, ho fatto giusto. Tipo, Alice sale di livello che può ancora fare qualcosa. Sì, ma lo faccio al falò di Norlondo, che tanto è lì vicino, no? Sì, Non devo fare abbastanza. altro.
Ah, ancora stamina, dici? Ah, sì, perché poi posso tenere fast roll, chiaro. Sei un big brain. Chia! Aia. Alice, sei disumana. Il fatto che sia un golem non significa che non sia un maschio bianco. Etero. Etero. Alice, sei disumana. Ok, saltiamo sta cazzo. E quindi adesso devo scendere, scendi, 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 scendi. Che anelli hai, chiede Simona? Mia, che bello. Serpente e protezione d'acciaio. Ma il serpente d'oro puoi anche togliere e metterti altro. Cazzo. Questo io lo so fare? Sì. Non mi sta cagando? Subisce danni da fuoco? No. Ma cosa? Sì. Mi faccio un cazzo di danno. Ah no, ok, sì, lo faccio. No, ah! Ancora non c'è quello di Havel. No, devo fare Havel, giusto. Boia, voi siete pazzi? No. Voi siete dei folli per caso? E quindi? No, così li puoi anche skippare tranquillamente. Sì, ma se non li tocco loro non mi toccano? What the fuck? Esatto, sì, non hanno un hitbox, cioè un aggro molto piccolo. E devo andare sempre dritto oppure... Cioè, come entri nella stanza ci sono i due giganti, vai a destra sinistra. E poi gira a sinistra. Yeah! Ah sì, lì c'è la signorina ficca. L'avanzamento di livello, esatto. Avanzo ancora di stanza. C'era molto del veneto in quell'orco boia, sì. Oh, scusami. Anche prima di Gianni. Devo parlare con la signorina? Sei uno super raro. Welcome to the lost city of Anor Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old key, Havelel, Havl. Esci di qui, prosegui dritto. Se sei prescelto riceverai una rivelazione. E vabbè, ma così è facile dire le cose. Posso potenziare le fiaschette? Potenziare le fiaschette? No, non dovresti avere abbastanza anime. Ma quanto c'erano le fiaschette? Ho bisogno dell'anima della... Ho più uno. Ho bisogno dell'anima della cosa. Sì. Qualche anima trovata per strada. Per cosa era ancora? Guarda. Adesso cosa mi conviene fare? Cioè, non entriamo su Anor Londo oppure... Sì, continuiamo qua con Anor Londo. Io sto un attimo facendo una cosa, che se no non posso metterti il simbolo. No, però mi dici di andare avanti, però lui, Sì, no, adesso devi continuare un rondo. Cioè, tu adesso esci dalla cosa e vai dritta. E c'è un ascensore. Certo, si livella sempre se ti mancano 5.000 anime. Me ne mancano soltanto 5.000? Non l'avevo visto. Vabbè, per adesso andiamo avanti, dai. Ma qui c'è qualcosa. Vai, il cugino di il frato, no? Il padre, ok. Non c'è assolutamente niente. Ma dove sei? Capisco. Davanti al tizio cattivo. Al tizio? Dove sei arrivato? Scusami. Lasciami stare. Lasciami stare. Entra. Holy shit. Lasciami stare. Lasciami stare. Cortesia. Al tizio alato. Ah, io ti ho messo il simbolo là, sei umano? Sì, ma dove esattamente? Sulla scalinata. Ma lui mi angra anche sulla scalinata? Sì, lui ha un aggro bello grande. Non ti vedo, Marco. Sta proprio sulla scalinata. Vieni qua, chi c'è?
Poi sto continuando a schivare, ma non ci sei. Eccolo qua. Aia! No! Devo usare quella stamina per schivare. Ok. Ok. Fare. Che c'è? E là? E là. Questo è stupido. Aia. No, non va. Guarda come gli taglio la coda. Ah! Bene, guidami, Alice. Avanti senza paura verso gli ombrelloni, dai. Vai, esatto. Il cugino di Fratema. Ma io potevo andare però sopra il falò anche dall'altra parte. Quindi? Beh, io direi che buttarsi sotto non è una buona idea. Dici? Quindi... Ah, lì c'è una scalinata. Ok, l'ho visto. Posso mettermi qui, giusto? Ok. Quindi? Il bloccatore è molto figo, sì, è vero. Working away. Ah. No, e quindi? Ah, scendiamo. Qua, scendiamo. Ma dai, ma c'è un sacco di roba che però io voglio vedere. Io faccio ci vai. Esplora, guarda. Oh oh. Il tenente del demone, vattene, Marco. Alice, non mi trattare così, per favore. E d'altra parte non si può andare qui. Sì. Booster. Dove stiamo prima? Come dove stiamo? Eh sì. E quindi? Cosa devo fare della mia vita io? Io non glielo dico come si va avanti. No, non me lo dire. È un po' una merdata come si va avanti. No, non me lo dire. Allora, prevede un salto? No. Gioca, ma indovina chi? Porta gli occhiali? Mm-hmm. Prevede un salto? Allora, io quindi è Francesco? Posso andare, ma se facessi il giro da qua? Uguale. Allora, qui sto sbagliando qualcosa. Perché tanto? Ah, trovato. Qua, vero? Aspetta, qui rientro e sono sempre la stessa roba. Qua. Dove? Brava. Sempre perché chi ha avuto l'idea di mettere il platform su Dark Souls è un po' un pezzo di merda. Mi sento molto in pericolo. Posso passare? E hai aperto, Alice, tranquillamente. Ma lì c'era qualcos'altro qua? No. Dove? What the fuck? Ok. Aspetta, lui lo voglio fare io. Cosa fai? Coltelli da lancio. Quello che ti ho regalato prima. Ma io non lo one shot come te. Perché sono figo. Mi ha lasciato qualcosa, mi ha lasciato un regalo. Alice B, cosa? C'è B? Cosa? Bilingue. Allora, andiamo da... No, Alice, perché non me l'hai mai, non me l'hai mai detto. Ah, sì. Oh no, io me la ricordo questa parte che dove fare il platform, no. Andiamo paralleli, vado di qua. Ok. E là. Adesso ci sono i cosi di coltelli da lancio. L'hai fatto cadere, Marco. No, ho fatto cadere Eris in realtà. Aia, io ovviamente mi devo girare. È il giochino con cui voglio giocare ma non posso farlo giocare. Chi c'è? Oh, che lag! Ok, capisco. Alice, vieni qua. Dove? E tanto qua non lo scopriresti. Vieni qua da me. Colpisci. Devo tagliarlo? Mm-mm. E quindi? Per il drop, ok. Sì. Eris, non puoi giocare, ti fai male.
Siamo tipo quelle mamme apprensive che non fanno giocare i figli con niente perché possono farsi male. Io ho paurissimo, ragazzi. No, non cadere, per favore, no! C'è il drop. Sì. Molto bello camminare con questa posa da, beach pose. Ma che tette ha quella lì? Vista, sì. Invidiosa. Ragazzi, ho visto... No, ho visto una... una... un meme, no? Che la gente si è lamentata che... quello nuovo per la PS4, come si chiama? Quello che ha fatto un sacco di... Il capitolo 2. Quello della ragazza cazzuta. La ragazza con i capelli rossi. Sì. Horizon Zero Dawn. No, no, l'altra, quella che è uscita... The Last of Us. The Last of Us, ecco. E che lei è tutta muscolosa, no? E allora la gente... Ah, oddio, è vero. Che è stato tipo denunciata la casa per aver detto che erano dei falsi modelli per il corpo femminile. I mean. Isli? Arrivi qua. Basta vedere una qualsiasi giocatrice di rugby. Cioè, ma vabbè, sì, ma ragazza, anche se fosse... un po' minimo palestrata comunque. Ma anche se fosse, cioè, è perfettamente proporzionata, l'hai capito? Devo andare di qua, giusto? Cioè, in ogni caso ognuno può avere il fisico che vuole. Sì, e poi ci sono quelle cose lì tipo le quinte. The Last of Us 2, sì, grazie. Scusate, non ho neanche letto. Ma la gente è stupida. Sì, ma, cioè, voglio dire... E là. Vabbè. Non osare mai più. Lascia stare la mia amica. Ah! Sarebbe solo un po' stronzo da mettere qui. Benedizione divina. Ok, I guess. Scendiamo. Guarda un po' cos'è. Cos'è? Walking away. Acqua santa della dea Guinevere. Ripristina tutti i rinvii, annulla le penalità. La dea del sole, figlia del grande nome di Gwyn. È la figlia! Ma è la figlia di Gwyn. E quindi è quella. È la signora con le tette. La signora con le tette è la figlia? Mm-mm. Ma no, qui ci siamo già stati ai piedi della figlia, però. O no? Ti sono rimasti impressi i piedini di Guinevere? Non dobbiamo andare di qua. O forse sì, dall'altra parte. Ho capito, dall'altra parte. Scusa. Oddio, sto per fare una stronzata. Ma questo è già morto? No, aspetta, questa cosa è già... No. Sì, no, è giusto, è giusto, è giusto, è giusto. Lì, è giusto. Sì, perché adesso dobbiamo passare di qua. Ma tu vuoi passare di qua? Eh sì. Ah! Ma il drop sotto? Dov'è? Non lo vedo io. Per terra. Quello che abbiamo fatto cadere. Ah no, quello è più in là. Devo tirare... Chi è? Artem. Poveri maschi pieni di fragilità che non vede la bellezza femminile scolpita esempio palese. Esatto. Rea replay PS piedini di figlia divina gamer. Figlia divina. La gente si è offesa perché lei non era la classe... Esatto, Abba. E soprattutto la cosa peggiore è che non è che hanno detto non avete fatto fanservice, che allora dici, ok, vabbè, sei coglione, vuoi il fanservice, vuoi. No, hanno detto, non rispetta gli standard, cioè non rispetta... Ma quella è una delle cose che mi fa incazzare. Unreal expectation del coso del corpo femminile, cioè seriously? Devo tirarla la leva, Marco? No. Oddio, tirala un po', cosa che fa, non mi ricordo. Era la mia prossima domanda. Non si muove. Appunto, infatti ricordavo bene. Mark Ingenio non si muove. Alice, ciao. Scendiamo, sì! Whee! Marco, sei lento. Non Alice. Hai tutta la mia stamina, o c'è un tizio che si piavola. Dice, lasciami stare, lasciami vivere la mia vita. Parto di mille alla volta. Qui c'è un drop. No, che tristezza. Quindi... Chi è che fa sto bordello? Lui. Ma non scende? Perché non scende?
Perché c'è il muro invisibile. Ma perché stiamo risalendo? Che puoi fare qua? Non si può fare niente. Alice, se vuoi vedere la bella stupenda di musica, cercare a Ripley. Va bene, Artyom. Dopo lo faccio. Sì, ho visto che l'hanno pubblicato delle foto sue. Ma anche se fosse... Poi non è che sia muscoloso, c'è cioè semplicemente un... Devo muoverlo. Semplicemente un corpo normale, proporzionato, normale al fatto che rispetto alla sua avventura, capito? Fatta un po' di muscoli, non ha tutto questo seno, non ha tutte queste curve, ma nessuno ce l'ha, cioè siamo tutti diversi, capito? Non puoi fare, cioè essere la sesta e la vita sottile. Cose! Ma perché questo qui è stronzetto? Aia! Ah, è caduto. Marco? Dimmi. Capisco. Vedi che dovrebbe esserci un drop. Abby è stramuscolosa, sì. Dov'è? È sotto. Ma allora perché mi dici vieni, deve esserci un drop e poi vai perché, su? Perché no, pensavo fossi già andato a prenderlo, scusa. Non c'è? Ma okay, ho fatto fuori il coso, ma mi sa che non te l'ha lasciato. Ma cosa? Sì, mi ha dato la scia del gargoyle. Ok, allora te l'ho dato. Marco, cosa stiamo facendo? Alice, vogliamo far vedere queste belle scale. Guarda che belle che sono, scusami. Ok, allora adesso dove dobbiamo andare? Aspetta, ragioniamoci. Vabbè, qui torno indietro e chissene. Beh, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Oh, i drop. Il marchingegno non si muove, ma cioè tutto un marchingegno non si muove. Cosa dicono le persone? Falò? Falò? Oh, giocatori di Dark Souls. Cazzo, è proprio Big Brain. Ma qua c'è la gente cattiva, aspetta. Non vogliamo mettere con Wind. Io prendo quella a sinistra. Va bene. Aia, mi ha fatto del male. Bastardo. Holy shit! Ha saltato. E mi ha fatto danno! Oh no! Che cazzo è successo? E che si sono compenetrati le hitbox e quindi c'erano tutti con te adesso. Circa. Ok. A posto. No. Oh. Alla barra del gigante. Marco, con la storia delle scale. Mentre si è abbattuto del... Allora che siamo le scale ma non zuccheriamo. Porta, la voglio prendere in mano. Cosa? Yeah. Ma ti sono... urlo di dolore. Aspetta. Rimani con quella. Ciao, Pingu. Ciao, boss. Marco, la storia delle scale metti... Aspetta, aspetta. Marco, Marco, Marco. Iniziamo. Aspetta, aspetta, tasto. Ah, no, io con due mani la posso usare. Ma perché c'è così tanta forza? Anch'io voglio avere così tanta forza. Dice, perché sono un maschietto. Dai, zitto. Dai, molto zitto. Cazzo, non ci catano. Ma io ho già l'arma più 10. Sì. Allora. Voglio quel drop che c'era là sopra. Il problema è che hai voluto trovare quest'arma al primo colpo. Un po' io l'ho trovata al primo colpo. Da Wolframio. Allora, qui si apre. No. Allora, necessariamente. Bisogna andare di qua. Abbone. Mi ha scritto perché. Oh no. Io mi confondo sempre con Dark Souls 3 in questa zona. Mi sono sempre le cose di Dark Souls 3. Questi fanno XD così. Fanno molti XD così. Ok, hitbox. Dietro c'è un altro, vero? Vero che dietro c'è un altro, infatti. Sentivo la presenza nelle spalle.
andarci di qua, no? Sì. E di qua? Aspetta. Voglio vedere. Beh, dice, segui la linea artistica. Molto triste. Molto triste. Va bene, andiamo giù dove il gioco ci suggerisce di andare. Ok. Perché non è che. Non è vero, Abone, non mi vuoi bene. Ah, tu tanti piedi storti. Ma vedi che non mi si angra abbastanza? Aspetta. GG. Una volta ho fatto tutto io. Sarà molto brava. Ecco Cazzo, me lo ricordo gli questo. ombrelloni. Ah, orco boia. Porco morco. Allora, Vado let's avanti go. te o vado avanti io? Andiamo avanti, andiamo avanti. Sì, vabbè, quanto curva. Sì, certo, com'è. Sì, No, in realtà vado dritto, vado dritto. vanno dritti. Ti sembra perché stai andando avanti, però vanno dritti. Prima con la destra e con la sinistra. Guarda, io ne prendo uno, te prendi l'altro. Aia! Come si fa? Ok. Questo non è cittare, ragazzi, sappiatelo. Che hai fatto? L'hai buttato lì sotto? No, si è buttato di sotto. Io tipo non l'ho neanche sfiorato. Però va bene. Ok, devo scendere di qua? Sì, c'è un Vai, team. drop. Corri, corri, corri. Oh no, sono tutta storta. Corri, corri, corri con pane e alba. Anima di un eroe. Povero Cristo. Ti ho visto prendere del danno, non so come. Si apre? Cioè, smetti di rompere un'opera pubblica così. Pubblica, c'è tanta gente qui tra il pubblico, sì. Sì! Dimmi, cosa c'è? Ce l'ho fatta, cioè, anche io ce l'ho fatta. Dimmi, ce l'ho fatta, anch'io ce l'ho fatta. Beh, sì, devo dire. Passiamo, passiamo. Mamma mia, quanto sto sudando. Mi ricordo questa zona. Apri. Qui c'è un tizio, però. Ma Eh sì. cefalò! C'è Soler! Ciao, Soler. Oh, there you are. You've been quiet these days. Smooth Stai summoning zitto. out there. Anytime you see my brilliantly shining signature, do not hesitate to call upon me. Ok. You've left me with quite an impression. Bene. So there is Any love. Eh sì. chance to assist you? Anche se mi vede sotto la gamba. Però vabbè, Poser di me, Che hai fatto? ha fatto l'elodio al sole, no? Che poser. Ma visto che è un'umanità a gratis, ravvivo la fiamma? Sì, non è una brutta idea. Bam! Arde potente in me. Adesso, avanzo di livello, stamina. Ma io voglio anche un po' di forza, però. Guarda in cosa ti scala l'arma, Alicia, se non ha In senso. destrezza. Destrezza. Allora non aumenta la forza. Stavolta ho deciso io senza interpellare Simone. E Bravo. adesso mi dirà: no, che sei fatto? E gli dirò: Simone, ho fatto ciò che andava fatto. Marco, perché non ci possiamo più evocare adesso? Perché io sono al falò di prima, sto stando dove siete. Posso farlo lui? Intanto farmo un po', ho fatto un po' dei giretti, Ma lui esplorerà. posso farlo, quello dell'altra stanza? Sì. Quello che c'ha la lancia, lui, no? Boia! Che cosa? Ti Che male! ha fatto lui, gli ho fatto te. Mi ha fatto lui? Ma che bastardo! Come si fa?
No! È caduto. Sì. Perché ho fatto l'attacco e facendo l'attacco ho fatto un passo in avanti. Ma è che lo devo attaccare lui, scusami. Ma si, non viene attaccato, non prende danno da me? Ma scusami. No, credo tu stia laggando. Ma... sei l'uomo che non deve chiedere mai, per questo gli ho fatto vedere ciò che non dovrebbe mai... Esatto. È vero. Ma scusa, come faccio ad attaccarlo? Non prende danno? Guarda! Ah, ok, adesso lo prende. Però... ragazzi, perché è così difficile? Non lo so, forse stai logghicchiando. Cioè, su Discord no, però penso sia quello il motivo. Se non ha senso. Aia! Ok, non lo devo colpire dal... ma... no! Ma è normale? Effettivamente no, anche che sia abbastanza livellata. Mi ha anche invaso uno spirito, zio, mentre sono nice. Morta. Va bene. Ah, è perché ho lo scudo alzato, dice, prima che non mi fai danno. Però, se era tipo... e come faccio? Con il calcio, oppure lo... aspetti che attacchi, a quel punto lì non... se lui attacca e tu gli fai rimbalzare l'arma sul tuo scudo, gli fa l'animazione dell'arma che gli rimbalza indietro, quindi puoi attaccare in quel momento. Però... ma... subisce? Oh. Sì, alle 11. Ya. Yeah. Stavo schivando. Sono proprio un pezzo di merda. Anche lui. No! Paura. No! Ho failato tutto, volevo fare la furba. Aspetta. Hai perso le anime? No, no, no. Però volevo fare la furba e invece XD. Scusate. Adesso ci riprovo. Adesso ci riprovo. Ho capito che è sensibile al fuoco, per cui questa cosa mi piace. Adesso il mio anime su. Lo scudo alzato sono proprio una cosa di King comunque. Questione personale. Ah, ho sbagliato. Dai, ma lo scudo... brutto pezzo di merda. Dai, che... torna con lo scudo alzato! Se no prova a chiedere il calcio. Guarda, guardalo! Sto sprecando un sacco di sfere per il cazzo. Vabbè, tanto comunque ti riposi la folla e ti torno. No! Ho sbagliato, no! No! Ah! Oddio, adesso mi incazzo. Comunque, se vuoi sono le 11. Ah, sono le 11. Bene, amici. Cazzo. No! Io lo farò. Allora, cerchiamo di capire dov'è. Va bene, lì. Capisco. Avevo schivato! Le mie orecchie. Finalmente prima lezione ho la vita che dipinto. Amici, noi saremo tutte le sere dalle 22 alle 23. Grazie per essere passati. E ricordiamo che abbiamo un canale Telegram. No, ma non è possibile che io sbagli tutti i timing dei roll. Non è possibile. Non è possibile. Ma poi questo qua, cioè, tira su di nuovo lo scudo in un millisecondo. Cosa devo fare io? Lo sto a guardare e gli dico bravo. Basta, non riesco neanche a fare un backstab, non riesco a fare niente, non riesco a fare nulla. Quindi, bene, amici, sono le 11 e...
Il quarto è quello buono. Sarà la prossima volta. E ringraziamo nessuno perché nessuno si è sabbato. Ringraziamo Lisa. Grazie per essere passati ed essere venuti qui. E andiamo a vedere se c'è qualcuno da raidare. Io intanto sto arrivando da te, Alice. Let's see. Beh, c'è il nostro Evergreen Let's see. Crosta. Terrace. E quindi forse noi dovremmo fare un bellissimo raid da Crostantino. E lo facciamo. Lo facciamo. E gli andiamo a dire. Ciao, Crossentine. Grazie collega, Collega, grazie. grazie. Grazie per il tuo ultimo giorno con noi insieme. Speriamo che prima o poi tu riuscirai a fare il sub di nuovo da noi. Qualcuno te lo regalerà. Noi speriamo tantissimo in questo perché è bello averti qui tra i viewers, Sì. come anche tutti gli altri stronzetti, e li scriviamo. Cosa scriviamo, Marco? Che sono appena morto. Gli scriviamo. Boh, ti non ho idea. Gli scriviamo aratro. Aratro. No, è qualcosa inerente alla tette. Chiamo Cosa? tette. Ok. Andiamo lì e diciamo tette. Ok, vai. Diciamolo. Che visto che della figlia di Gwyn. Avete capito? Scriviamo così, Sono super tiltato scriviamogli. dal soldato, voi non avete idea. Scriviamogli Big Chest Up Ahead. Big chest up ahead. Come si scrive? Big chest. Up Ahead. Ah, in quel senso, ma non ha significato. Big Chest Ahead, tipo, non mi ricordo com'era. Up ahead, ma che senso ha? Forse era Ahead e basta. Non mi Ah, ricordo appena sono com'era. dieci lo faccio sapere, va bene. Bacio, bacio, bacino. Ciao a tutti.